Roma, sì, o sei veramente bloccato del, sì, tutto, esatto, o vai, o a vai. 200. Era meglio se scendevo prima Tiburtina. Siamo in 1000 i taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista che mi chiede, lei è milanese. Certo che anche voi dell'Inter state messi male. A noi ci resta solo il derby della capitale. Però tomba di Nerone sta proprio in culandia. Come c'è finito la, mi scusi la domanda. Gli rispondo solamente, mi ci porta il cuore. Sceglie tutto, gioie, lacrime, pure il quartiere. Chissà se stasera incontro il mio amico Cinghiale. Che non è un soprannome, è proprio l'animale. Che mi sta simpatico perché ha lo sguardo triste, ma mi fa le feste. In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo. Anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si aggiusterà. Se no anche sti cazzi, che se non passa. È meglio il Colosseo. Ci sono troppe metro e mi sento a casa se non trovo parcheggio. Questo qua non sa guidare, troppi semafori e non c'è manco il mare. Però c'è la tangenziale, in circonvallazione come il raccordo anulare. Il naviglio piano di modelle non è male. Meglio del Lungotevere pieno di pantegane. Ma sta città la mia parte preferita, resta il binario 9, direzione di questa città. C'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo. Anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si aggiunge. Guardare la città. Gianicolo è imbattibile. È imbattibile. Si vede tutto da sopra. Lui è tuo figlio, quello. Sì, sì, sì. Quanti anni ha? 11. Io andavo a scuola là proprio a Gianicolo. A Gianicolo? Sì, lì c'è una scuola a Grilli. Sì. Bellissima. Però è difficile, cioè devi stare là in zona, abitare per prendere, come si dice là, le graduatorie per sì, sì, per entrare strada. In quella, sì, sì, lì purtroppo è... devi stare in zona. Devi stare in zona. Sei stato all'Orto Botanico? No, non sono mai stato. Facci con tuo figlio una volta, è bellissimo. Figo. È proprio là, lo vedi pure da cioè, praticamente visto dei giardini sotto, sì, il giardino, sì, sì, quello sì, è l'Orto, sì, Botanico, foreste di bambù. Bellissimo. Giardini rocciosi, facci. Come si chiama tuo figlio? Hilo, un nome hawaiano. Lui è romano, quindi sì, è nato, sì, a Roma. Sì, sì, romanissimo proprio, sì, che sì, certo. Milano è la Mecca, oramai tutti vengono qua. Tutti quelli di Roma che alla fine poi riescono a campare con la musica comunque vengono a Milano da un sì. po'. Non so, Emanuele Noiz lui vive qua, un sì, sacco sì, di sì. gente vive qua. Ma te lo sei spiegato del perché non... Perché io me lo spiego semplicemente una cosa banale, che alla fine tutte le major stanno qua. Per le hotel! È vero, torpa delle pantecane, torpa, quindi è tutta bella. Torpa delle pantecane che stanno a Roma, che non ci fanno le meglio. Dal disagio nascono pure le cose fighe. Assolutamente. Però il disagio non possiamo neppure i soldi. Beh, ma è quello che dicevi giustamente, cioè prima hai citato Detroit. Detroit, la città più disastrata, troia. Ma no, d'America, probabilmente del mondo dopo. Era fallita, no? Sì, che sì, era fallita. Sì. Ma a Detroit c'era una cosa strafiga. Mi piace quella roba là. Io diventavo pazzo. Non lo sapevo, cioè, non mi aspettavo. Io tipo Kevin Saunderson, tutta la roba vera.
vecchia, anni 80. Cioè, la Detroit Techno nasceva in una città che era l'inferno. Io sono stato una volta solo a Detroit, sì. Città era fallita, non avevano più i soldi della corrente, dei lampioni. Però lì, musicalmente, se ci pensi, tutta l'elettronica, cioè Richie Hawtin è dall'altra parte del fiume, no? Cioè, sì, è di Detroit, però Canada, Windsor, sì, è vero. Dove c'è il disagio necessariamente, o comunque c'è difficoltà. Comunque dove non c'è lavoro, la gente ha tanto tempo libero, la noia, poi sì, la base della musica è uno dei migliori posti da tempi. Sì, no? Assolutamente. Cioè, non so te, però io almeno ho iniziato a fare musica soprattutto perché anch'io, mi annoiavo, sì, e non sapevamo come passare il nostro tempo. Sì, no, esatto, non penso c'era modo tutti, di concretizzare, però. Cioè dici, non sapevi come quagliare quello che penso avevi. Penso che in tutti quelli, sì, che iniziano a fare musica per passione iniziano. È vero, vero. Cioè, a meno che non inizi proprio con l'idea devo fare i soldi, così, che però già all'età tua non era nessuno iniziato. Si è fatto uno studio, immagino. Sì, no, ma io c'ho proprio la cantina, a me piace lavorare. Cioè sì, ho fatto il trattamento acustico e tutto quello che ci voleva, ho fatto un vocal booth per cantare, però mi piace fare le cose, appunto, il mio computer, Logic. Sì, ma la cosa più naturale, la formazione più facile da trovare in giro era trovare una chitarra, una batteria, una voce e mettere su una. Ora, cioè, questo è sia perché la gente non sa più suonare, sia perché comunque ci vuole uno studio. Ora la cosa più formazione più standard è un computer nel cazzo, col programma. Ma poi anche il discorso delle voci, io per esempio che sono un fan dell'autotune come sì, suono proprio, ma ci perché sta un po' di autotune nel pezzo tuo? Sì, no? Sì, sì, un pochino glielo... Te l'hai mai sentito uno a Milano, un romano a Milano che dice sta cosa come modo di dire, no? Molti romani a Milano dicono a Milano è bella, però il posto più bello di Milano è il binario per Roma. Il sì, binario, sì, 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 è vero, è vero, è vero, è vero. Quella è la cosa più bella di Milano, è il treno per Roma. Bravo, quello è un po' il concetto che volevo dire nell'ultima strofa. Sì, sì, sì.